Comuni costieri e piano utilizzo demanio marittimo, via libera ai criteri per l'assegnazione dei fondi. Per l'assistenza agli studenti con gravi disabilità la provincia prevede dei progetti specifici, ok agli operatori sociosanitari specializzati, no a OSA e OSS. I no Green Pass e i Novax non potranno più manifestare nei centri storici, lo prevede il Viminale. Disoccupata e con precedenti di polizia, ospita in casa migranti irregolari e ruba energia. 3 arresti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Arriva il parere positivo della Commissione Ambiente all'ARSA ai criteri di assegnazione del fondo di 300.000 euro voluto dal governo Musumeci per sostenere i comuni costieri siciliani nel redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Arriva il parere positivo della Commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana ai criteri di assegnazione del fondo di 300.000 euro voluto dal governo Musumeci per sostenere i comuni costieri siciliani nel redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo, cosiddetto PUDM. La quarta commissione del Parlamento regionale, presieduta dall'onorevole Giusi Savarino, ha approvato i criteri con cui il fondo previsto da una norma della legge di stabilità del 2021 possa essere distribuito a quei comuni che presenteranno la richiesta. Il 45%, pari a 135.000 euro, sarà ripartito in quota fissa tra tutti i richiedenti aventi diritto. Il restante 50%, pari a 150.000 euro, sarà distribuito in misura proporzionale alla lunghezza del litorale costiero rilevata su dato ISTAT di competenza dei comuni richiedenti aventi diritto. Il 5%, pari a 15.000 euro, la quota riservata ai comuni in dissesto finanziario, da ripartire in parti uguali tra i richiedenti che versano in tale condizione. Un'iniziativa per l'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro, che ci mette nella condizione di aiutare concretamente attraverso risorse adeguate quei comuni che a oggi non si sono dotati di questo importantissimo strumento di programmazione necessario alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle nostre risorse costiere. L'assessore ha già firmato il decreto, ora toccherà agli enti locali inoltrare la richiesta di finanziamento al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si rivolge ai dirigenti scolastici degli istituti superiori di secondo grado e ai responsabili di enti accreditati per assicurare servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi in favore degli studenti con grave disabilità. L'ente ha inviato una nota a cura del settore solidarietà sociale per garantire i servizi integrativi tramite specifici progetti e superare le criticità riscontrate. Nella nota inviata si suggerisce l'utilizzo di figure specialistiche individuate nell'operatore sociosanitario specializzato, mutabile con quella di infermiere, figura professionale dotata di specializzazione acquisita con 1000 ore di formazione. Altre figure professionali quali OSA e OSS invece non risultano compatibili con le linee guida regionali. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento dichiara il commissario straordinario Vincenzo Raffo: sto operando secondo le linee guida regionali tenendo conto delle difficoltà che gli studenti con disabilità e le loro famiglie devono affrontare per avere un anno scolastico più sereno possibile. Ci stiamo adoperando per superare le criticità che si sono manifestate e ci sforzeremo maggiormente per individuare le migliori soluzioni possibili. Confidiamo nella massima collaborazione dei dirigenti scolastici e dei responsabili degli enti accreditati per arrivare ad offrire al più presto i servizi integrativi e migliorativi agli studenti disabili che ne hanno diritto. Imprenditori in crisi al tempo del Covid. Union Camere Sicilia organizza un incontro tematico per parlare delle soluzioni. Vediamo. Tempo di tutti i sintomi di una probabile crisi d'impresa. Quindi colui il quale si avvicina alla Camera di Commercio con la sua istanza non deve dire sono in crisi, ma ritengo per una serie di situazioni che la crisi possa sopravvenire. Se c'è la crisi, meglio ancora, ma potrebbe anche sopravvenire, ma essere probabile. E offre a costui una serie di chance.
proprio finalizzate ad evitare comunque una cosa, come diceva questo, il fallimento. Evitare il fallimento senza tuttavia arrecare danni gravi al ceto creditorio. Perché chiunque abbia esperienza, se non propria di terzi, sia professionale che altro, dei fallimenti, di creditori che ne siano stati alla fine felici, contenti, soddisfatti ed altro, malgrado la dissoluzione dell'impresa, che si ha di solito, sì, c'è il caso del concordato, ora arriviamo anche a questo, ma in genere una dissoluzione dell'impresa, uno scarso, non frequente, diciamo così, soddisfacimento delle ragioni credito. Utilizzare gli strumenti che il legislatore dell'emergenza sta dando oppure no? Ah, buon intendito, poche parole. Che non deve vergognarsi dello stato di difficoltà che vive e vada alla Camera di Commercio per attivare le procedure che riconoscono dei benefici all'impresa stessa e attivi il meccanismo della crisi d'impresa. E questo chiaramente si scontra con un'impostazione mentale dell'imprenditore siciliano o dell'imprenditore meridionale che spesso non è disponibile a dichiarare il proprio stato di sofferenza imprenditoriale. Non a caso oggi a questa importantissima iniziativa che è stata organizzata dall'Avvocato Marino come Presidente della Commissione e che ringrazio per il lavoro che ha fatto, abbiamo un auditorio molto qualificato ma abbiamo soltanto 5 imprese presenti e le 5 imprese sono imprese floride, cioè sono venute ad ascoltare e a capire quello che si può ottenere ma non ne avranno bisogno. Questo lo dico perché chiedo pure ai media di svolgere un'attività di sana collaborazione istituzionale, di saper comunicare le opportunità che il nuovo strumento offre, facendo capire alle imprese che se si è un momento di difficoltà non è una vergogna, perché l'importante è salvare l'impresa. È oggi diventato più importante salvare l'impresa che l'imprenditore. Questa deve essere la vera chiave di volta. L'impresa crea e genera ricchezza, l'imprenditore ne ha beneficio. Se noi vogliamo salvare l'imprenditore, trasciniamo l'impresa nel baratro. Questo strumento è importante soprattutto in un momento così drammatico. Guardi, il momento è drammatico perché il Covid ha stravolto le regole dell'economia mondiale, figuriamoci quella italiana o quella siciliana che è notoriamente debole, però io vedo che c'è una grande ripartenza, una voglia di fare. Le faccio una previsione, non si riesce per ora a trovare un artigiano perché col 110 tutti stanno lavorando. Dicevo, faccio una previsione perché vedrà che crollerà il mondo degli appalti pubblici, perché lì per partecipare ad un appalto bisogna fare un ribasso, qua invece basta negoziare con il datore di lavoro i prezzi secondo il prezziario regionale e si può subito cominciare. E questo lo dico perché io sono convinto che l'impresa siciliana è in fase di rilancio, poi resta un'impresa fragile, debole, periferica, poco strutturata, un pochettino in ritardo, non sempre al passo con i tempi, ma stiamo lavorando utilizzando tutti gli strumenti ordinari e straordinari, tra cui anche la crisi d'impresa, per dare nuovo slancio. Clima impazzito. In Italia raddoppiate in 3 anni le coltivazioni di frutta esotica. Iniziativa su questo tema GIAR nel Catanese, presente il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli. C'è il servizio. Ridotto in modo notevolissimo le vendite, in un passaggio molto critico nel 2020, ma che ne è uscito più forte di prima, con nuove opportunità. Poi ovviamente nella strategia Green Deal e nel dibattito mondiale rispetto alla necessità di implementare le aree verdi, chiaramente questo settore avrà delle grandi possibilità per il futuro, possibilità che il governo sta cercando di sostenere e alimentare. Abbiamo rinnovato nella legge di bilancio che oggi è stata trasmessa al Senato il bonus verde, ma con una grande novità, non più per uno solo anno, ma con una visione di 3 anni di rinnovo di una misura che ha dato grande impulso al settore. Questo è il modo in cui il governo cerca di star vicino a chi fa florovivaismo, a chi produce verde,
e a chi consente all'ambiente di diventare paesaggio, cultura e quindi di accompagnare questa fase di transizione. Quanto questo può servire a combattere le problematiche climatiche? È fondamentale, guardate, noi possiamo parlare quanto vogliamo di riduzione delle emissioni, ma soltanto l'effetto del verde, dell'albero, del consumo della CO2 ci consentirà di affrontare questa sfida incredibile della transizione. Non è soltanto la riduzione, ma la captazione di CO2 si deve fare non attraverso parti industriali, ma piantando nuovi alberi e curando il verde che c'è. Ministro, arriva in una Sicilia flagellata ancora una volta dal maltempo, la siccità d'estate, le alluvioni d'inverno. Gli imprenditori agricoli non ce la fanno più a sostenere un cambiamento climatico, un'assenza di programmazione che si ripercuote poi sulle loro spalle. Il ministro cosa risponde? Ci sono tre elementi importanti. Il primo è l'emergenza, il governo farà la sua parte, anche economicamente, stando vicino a chi ha avuto i danni da queste calamità che si sono susseguite in questi mesi, in particolare nell'ultima settimana. Dopodiché c'è un ragionamento strutturale da fare, servono opere di protezione idrogeologica, servono investimenti, serve accelerare sulla realizzazione di opere che sono già previste. E poi ovviamente in agricoltura va cambiata radicalmente la mentalità rispetto alla gestione del rischio. Noi abbiamo messo in legge di bilancio la costituzione del primo fondo di mutualizzazione, un unicum in Europa. I paesi ci stanno scrivendo in queste ore per sapere cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Molte risorse, ma soprattutto un accompagnamento verso l'assicurazione dei produttori che ancora la vedono come un elemento lontano, poco favorevole perché molto costoso. Con il fondo di mutualizzazione andiamo incontro a tutte queste esigenze, aumentiamo il cofinanziamento, ci mettiamo quasi 180 milioni di euro l'anno tra le varie poste di bilancio, oltre ovviamente al prelievo del 3% sul primo pilastro, che è stata una delle proposte che abbiamo fatto noi come governo italiano nella nuova PAC. Quindi emergenza, programmazione e realizzazione di opere e fondo di mutualizzazione. Ecco, questo fondo quando sarà immediatamente utilizzabile? Sarà utilizzabile da quando inizia la programmazione della nuova PAC, cioè dal 23. Il 22 sarà un anno di sperimentazione, sarà gestito da ISMEA, sarà un fondo pubblico. Ovviamente poi c'è la parte di finanziamento delle assicurazioni, l'80% che rimane come elemento centrale. La più grande e urgente opera pubblica in Sicilia è rimettere in sicurezza la Sicilia. Abbiamo il 70% dei comuni e del territorio siciliano che sono a rischio idrogeologico. Le cose che accadono in parte possiamo attribuirle al volere degli dèi, perché c'è una bomba d'acqua che precipita su una città, in parte al fatto che noi abbiamo continuato a costruire male, a non fare attività di prevenzione, di recupero di un territorio che ha bisogno anche di essere salvaguardato per garantire la sicurezza di coloro che vi abitano. Credo che oggi la sicurezza dei siciliani, del territorio siciliano, è la priorità assoluta, anche in termini di intervento economico, finanziario, di opere cantierabili immediatamente. Il senso di questa mozione vuole restituire il rango di priorità a un tema che si rispolvera soltanto il giorno dopo l'ennesima alluvione che è diventata una catastrofe. Illegittimi i compensi del CDA del Giglio di Cefalù, citati in giudizio assessori regionali e dirigenti. Vediamo. Sono assessori e dirigenti citati in giudizio per un'ipotesi di danno erariale in relazione agli esborsi e agli oneri che sono stati indebitamente e illegittimamente sostenuti dalla Regione per i compensi dei componenti del CDA della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù. Così ha infatti deciso il PM della Procura Regionale della Corte dei Conti, Marco Cavallaro, al termine degli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle. Il provvedimento riguarda gli ultimi assessori regionali con delega alla salute per il periodo compreso fra il 2015 e il 2020. Tra gli indagati, nomi eccellenti e noti alla cronaca, ci sono Lucia Borsellino, Baldassare Gucciardi, Ruggero Razza e i dirigenti generali pro tempore Salvatore San Martano e Mario La Rocca. Il danno contestato ammonta complessivamente a 545.000 euro, oltre 300.000 dei quali riguardano l'ex assessore Borsellino e il buro
burocrate a San Martano. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria sono state delegate dalla Corte dei Conti sulla scorta della requisitoria del procuratore generale d'appello per la regione siciliana Pino Zingale del 2017 per l'esercizio finanziario 2016. La contestazione riguarda la liquidazione di somme che sarebbero state impiegate in assenza di una normativa, si legge nella nota, che legittimasse l'istituzione dello stesso CDA. Apprendiamo il tutto grazie ai colleghi di Palermo Today. Le attività nella struttura sanitaria vengono avviate di fatto nel 2003 con la fattiva creazione della Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù. Un decennio dopo però questo esperimento si conclude con la fine di una partnership importante all'interno della quale vi era anche la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano. Dal 2013, scriveva Zingale, 4 anni fa la Fondazione non svolge più alcuna forma di sperimentazione pubblico-privata, è totalmente partecipata da soggetti pubblici in larga parte operanti direttamente nella sanità pubblica e di cui dipendenti sono pure ivi utilizzati. Utilizza immobili di proprietà dell'ASP di Palermo e una struttura amministrativa che genera però costi aggiuntivi in funzione del previsto CDA e del collegio dei revisori. Poi aggiungeva, ha un proprio direttore generale nominato dal CDA, i trattamenti economici ivi applicati, non è chiaro a quali parametri siano ancorati, e infine nell'ASP di Palermo, nell'assessorato alla salute esercitano un'effettiva vigilanza e controllo sulla gestione della struttura, un centro di costo fuori dal perimetro, dunque normativo e privo di effettivi controlli da parte di Regione ASP, come ammesso in sede di audizione sia dall'assessore alla salute sia dal direttore generale dell'ASP. In sintesi, dal 2013 in poi la Regione siciliana avrebbe dovuto riqualificare la fondazione trasformandola in azienda sanitaria, rendendo vana l'esistenza di una CDA, organo tipico di una società privata. Il danno contestato ammonta ad oltre 545.000 euro e viene così ripartito: Borsellino 153.578,91 euro, Gucciardi 97.286,74 euro, Razza 84.880,21 euro, San Martano oltre 153.000 euro e La Rocca oltre 55.000 euro. Università di Agrigento al via progetto CEFEL, cooperazione tunisino-italiana in archeologia e nel patrimonio culturale. Giovanna Neri. Oggi si consolida una collaborazione tra la Tunisia e il Consorzio Universitario di Agrigento. Quali saranno i vantaggi? Oui, alors aujourd'hui les relations se renforcent puisqu'en fait il y a des traditions qui existent déjà. Et ce projet-là, sur lequel nous sommes en train de travailler, contribuera certainement à renforcer davantage ces relations et atteindre des objectifs dans le domaine de l'archéologie publique, la formation, toucher aussi le côté socio-économique, mais également d'autres aspects qui pourront être développés. Mi fa piacere confermare quello che ha detto il professor Munir Fatar circa le agevolazioni non solo culturali che ne possono derivare da questo rapporto di collaborazione che oggi si consolida perché è datato, risale a molto tempo fa, ma io aggiungerei che questo rapporto di collaborazione con la Tunisia ha delle prospettive molto molto più ampie, non solo formative nei confronti degli studenti italiani e stranieri che volessero approfondire lo studio e la conoscenza dell'archeologia, ma permette anche di rivolgere un'attenzione particolare e speciale al mondo dell'imprenditoria per quello che ne può derivare sul piano della commercializzazione dei prodotti collegati al mondo archeologico, al mondo del turismo. Ma quello che io vorrei rimarcare, perché ne abbiamo già parlato con l'amico Munir, protagonista della ricerca culturale, della ricerca scientifica in Tunisia, quello che desidererei sottolineare è che c'è una prospettiva comune estremamente importante, quella della creazione di un'alta scuola di formazione in archeologia internazionale del Mediterraneo che possa effettuare dei processi di formazione alta post-universitaria in un settore che deve vedere sia Agrigento e Tunisi protagoniste
per le ricchezze archeologiche, per i beni culturali che storicamente può vantare. Quindi salutiamo positivamente il consolidamento di questo rapporto e siamo fermamente convinti che ci saranno sviluppi positivi nel futuro. Un 47enne di Ribera, disoccupato con precedenti di polizia, ospita in casa immigrati irregolari e ruba energia. Tre arresti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella giornata di ieri, i carabinieri della tenenza di Ribera, nell'ambito di una mirata attività info-investigativa in materia di controllo dell'immigrazione clandestina, procedevano all'arresto di un 47enne del posto, disoccupato con precedenti di polizia, il quale all'interno di un'abitazione di sua proprietà aveva dato ospitalità in maniera illecita a 7 cittadini extracomunitari privi di documenti di identità e irregolari sul territorio nazionale. Nel corso dell'attività di controllo eseguita unitamente a una squadra di tecnici verificatori dell'Enel emergeva che l'abitazione veniva alimentata di energia elettrica mediante la manomissione e l'allaccio abusivo del contatore alla rete elettrica, sottraendo quindi corrente senza alcuna quantificazione dei consumi. Al termine delle procedure di identificazione dei 7 soggetti stranieri, 2 di questi risultavano destinatari di misure restrittive. Un 47enne di origine marocchina risultava gravato da un ordine di esecuzione, pena emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Prato, dovendo scontare 1 anno e 10 mesi di reclusione per reati in materia di spaccio di stupefacenti commessi nel 2020. Sull'altro individuo, un tunisino di 37 anni, risultava pendente un analogo provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendo questi scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per rapina. I 2 arrestati venivano quindi portati rispettivamente presso la casa circondariale di Agrigento e di Sciacca, mentre gli altri 5 soggetti di nazionalità egiziana, marocchina, di età compresa tra i 21 e i 43 anni, venivano segnalati all'ufficio immigrazione della questura di Agrigento per l'eventuale provvedimento di espulsione o regolarizzazione sul territorio. Il proprietario dell'immobile, ultimate le formalità di rito su disposizione della procura di Sciacca, veniva quindi rimesso in libertà in attesa del processo. Concorso internazionale su Pirandello, 1, nessuno e 100.000. Cerimonia di premiazione delle scuole oggi ad Agrigento. Giovanna Neri. Lei è la dirigente scolastica, ha ritirato il primo premio per la sezione scuole superiori. Come hanno partecipato i ragazzi? Con che lavoro? Hanno realizzato un video che hanno registrato sulla base di una novella di Pirandello dal titolo La Verità. L'hanno reinterpretata attualizzandola, mettendo in evidenza il concetto fondamentale che sta alla base della poetica di Pirandello, che non esiste una sola verità, ma ne esistono tanti. Questo lavoro ha permesso ai ragazzi di conoscere in maniera approfondita Pirandello, ma anche di comprendere il dramma dell'uomo contemporaneo, che non può ritenersi detentore di nessuna verità, ma deve accogliere le diversità presenti in tutti gli esseri umani. Quindi un lavoro teatrale e anche cinematografico di importanza culturale, ma soprattutto di rilevanza umana, sociale e civile. E voi siete secondi classificati, avete rivisitato la patente in una chiave molto particolare. Di cosa si tratta? Rappresento l'Isis Ronca di Montoro Solofra, secondo posto, siamo contentissimi anche a nome della preside, la professoressa Lucia Ranieri. È in effetti una rivisitazione in chiave moderna, in chiave Gomorra, della celebre patente di Pirandello, interpretata, come tutti sanno, anche da Totò. E alla faccia di carbonato di sodio non ci sarà solo lui, per esempio giudice d'Andrea sarà interpretato da Cottanto. E poi c'è sta Salvatore Conta, che ovviamente dice che prendiamoci tutto quello che è nostro. E alla fine solo quello che si sputa in faccia, capito? E ma tante cose, tanti personaggi, ma soprattutto lui, il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Sicuramente stiamo realizzando il più alto numero di vaccinazioni in Italia. Siamo primi nel mondo. E bisogna anche dire che con la terza dose, la quarta e quinta, sarà in omaggio. Arrivederci a voi. La tua classe è la terza classificata, avete prodotto un testo sulla giara, esatto. Che emozione hai provato? Beh, è stata un'emozione molto diversa perché a scuola di solito questi progetti non ce li fanno fare. Abbiamo sviluppato questo progetto da soli
è stato molto interessante e molto, diciamo, anche figo farlo, perché è un metodo di apprendimento diverso da quello che, diciamo, le istituzioni scolastiche mettono a disposizione. Grazie alla professoressa Agnan abbiamo fatto questo progetto, abbiamo fatto anche il video della giara e ci siamo classificati come terzi. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha emesso una nuova ordinanza di regolamentazione degli orari di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche in città. È stata revocata l'ordinanza dello scorso 13 settembre. Da oggi, venerdì 12 novembre, fino al prossimo 30 aprile, da lunedì a venerdì, i locali chiuderanno alle ore 2, venerdì, sabato, festivi e prefestivi alle ore 3. Il consigliere comunale Mario Fontana esprime soddisfazione per l'obiettivo raggiunto e afferma: finalmente è stata pubblicata la modifica dell'ordinanza relativa all'abolizione del divieto di asporto di bevande alcoliche e di estensione degli orari di chiusura delle attività che rappresentano la movida agrigentino. Più volte sollecitato l'amministrazione, prosegue Fontana, per la risoluzione di tale problematica, cercando di far capire con chiarezza che alcuni aspetti della vecchia ordinanza danneggiavano seriamente gli esercizi della nostra città, già in ginocchio per via della pandemia. La stretta del Viminale stoppa le manifestazioni Novax e No Green Pass nelle aree sensibili delle città. Lo scrive il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. C'è il servizio. Manifestare sì, ma rispettando i diritti di tutti. Il Viminale vara la stretta sui cortei No Green Pass che da 15 settimane consecutive ormai imperversano al sabato nelle principali città dell'Italia. E così, da Milano a Palermo, da Trento a Napoli, i prefetti si preparano a mettere in pratica la circolare del Ministero dell'Interno per le manifestazioni in città. Stop dunque ai cortei e via libera alle manifestazioni cosiddette statiche, ma solo lontane, dai centri storici e dalle piazze che sono vicine a sedi istituzionali, ma anche alle attività commerciali. Maggiore attenzione sarà richiesta alle forze dell'ordine nel controllare il rispetto di distanziamento e mascherine, in considerazione dell'ormai costante crescita dei positivi che nelle ultime 24 ore hanno toccato quasi gli 8.000 contagi, con un tasso di positività decisamente raddoppiato. A pesare in particolare il caso Trieste, dove cortei e sit-in dei portuali si sono trasformati in un maxi focolaio da centinaia di positivi. Le nuove norme predisposte dal Viminale entreranno in vigore subito dopo l'emanazione della circolare, ma ci sarà comunque bisogno di un passaggio delle prefetture per i comitati nazionali per l'ordine e la sicurezza per mettere in pratica le indicazioni del ministro Luciana Lamorgese. L'obiettivo è quello di garantire il diritto sia a manifestare, ma anche di evitare tensioni e problemi, soprattutto in vista del periodo natalizio a Roma, dove si tengono molte manifestazioni. Rispetto al resto dello stivale, con molta probabilità saranno concesse piazze a ridosso del centro, ma lontane dalle sedi istituzionali o dalle vie dello shopping, come Circo Massimo, Piazza Barberini o Piazza Farnese. Mentre dovrebbe essere off limits Piazza del Popolo, luogo della manifestazione Novax, da dove esponenti di Forza Nuova partirono per l'assalto alla CGIL. Il primo vero test si avrà dunque già da domani, sabato 13 novembre, quando il Popolo Non Pass tornerà in piazza. Già arriva la sfida degli irriducibili anticertificato. Fra i più titubanti c'è il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che difende il diritto a manifestare, evidenziando come non c'è omogeneità, perché sembra che chi vuole esprimere la propria opinione in disaccordo con una opinione prevalente debba essere ricondotto ad avere spazio inferiore. Intanto, nel giorno in cui il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che si sta lavorando ad una revisione della durata del Green Pass per i soggetti guariti dal Covid-19, che ora scende dopo 6 mesi, cominciano a moltiplicarsi le azioni legali contro il certificato obbligatorio, e così da Aosta è partita una class action da parte di sanitari Novax contro Ministero, ASL e ordini professionali per falso ideologico, violenza privata, estorsione, minacce, abuso d'ufficio ed epidemia. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Anniversario della strage di Nassiriya, ieri il ricordo delle vittime a Palazzo d'Orleans e oggi Musumeci a Caltanissetta ha reso omaggio alle vittime nelle miniere. Vediamo.
In concomitanza con l'anniversario della strage di Nassiriya, il ricordo delle vittime a Palazzo Orléans, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha ricordato ieri, nel giorno del 18° anniversario, le vittime siciliane delle strage di Nassiriya. Lo ha fatto deponendo una corona di alloro sotto la lapide che a Palazzo Orléans ricorda l'attentato del 12 novembre del 2003, nel quale furono uccisi Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Indravaia, Orazio Maiorana e Alfio Ragazzi. Ricordiamo con sentimento di gratitudine, ha detto Musumeci, i nostri caduti impegnati lontano dal paese in una missione di pace. Presenti alla cerimonia anche il generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale Angelo Scardino, comandante dell'esercito in Sicilia, il viceprefetto di Palermo Anna Aurora Colosimo, il segretario generale della Regione Maria Mattarella, l'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro, il colonnello onorario dell'esercito canadese Steve Gregory, oltre ai parenti e ai familiari di alcune delle vittime. Mi avete consentito di accendere un riflettore su una delle pagine più vergognose della storia siciliana, della storia contemporanea, quella dello sfruttamento di tanti esseri umani, giovani, ragazzi e meno giovani. Una pagina sulla quale abbiamo tutti il dovere di promuovere la conoscenza, soprattutto fra i ragazzi della scuola. Una pagina che ci insegna ad avere rispetto per gli altri, soprattutto per i più deboli, per gli emarginati. L'obiettivo del governo è quello di predisporre un piano di recupero delle miniere regionali dismesse in Sicilia, ma in particolare la Trabia Tallarida, che è la più integra in un certo senso. Nei nostri programmi di governo già indicati 2 anni fa, deve tornare ad essere un museo, proprio perché chi viene da fuori e noi stessi che abitiamo in Sicilia possiamo ripercorrere le tappe che hanno segnato un lungo calvario umano, ma anche una straordinaria opportunità economica. Il Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi, venerdì prossimo 26 novembre, saranno piantati 2 alberi con relative stele che si aggiungono agli altri degli anni precedenti dal 2015 in poi. L'iniziativa è promossa dall'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. 2 momenti quest'anno organizzati dall'Accademia Studi Mediterranei, che vede la professoressa Assuntina Gallo presidente onorari, tra questa quella del Giardino dei Giusti della Valle dei Templi, che quest'anno si arricchisce della presenza di ulteriori alberi e relative stele che saranno dedicati a personaggi di grande levatura, tra cui l'ambasciatore Luca Attanasio, assassinato lo scorso 22 febbraio a Goma nella Repubblica del Congo, e al magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983. La cerimonia, come ogni anno, opera dell'Accademia Studi Mediterraneo. Il Giardino dei Giusti venne realizzato per la prima volta nel 2015 ed allora ogni anno viene impreziosito dalla presenza di piante a ricordo di personaggi che hanno lasciato il segno e la cui storia va ricordata per il loro impegno nella giustizia, per il loro altruismo. Su Dante il Giusto parlerà nella tavola rotonda che precederà la messa a dimora degli alberi venerdì 26 novembre alle 9.30 nella sala conferenze Casa San Filippo il professor Carmelo Mezzasalma, presidente del comitato scientifico della stessa accademia, dopo di lui il professor Don Alessandro Andreini, docente di Religious Studies presso la Gonzaga Università di Firenze, rievocherà la figura di Luca Attanasio, mentre la dottoressa Caterina Chinnici, deputata al Parlamento europeo e titolare della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Intimi e presidente dell'Intergruppo per i diritti dei minori, figlia del giudice assassinato, parlerà della figura del padre. Nel Giardino dei Giusti entreranno anche 2 marescialli, uno della Guardia di Finanza e uno dei Carabinieri, morti infoibati nell'autunno 1943 gridando «Viva l'Italia!». Si tratta del maresciallo Reali Carabinieri Torquato Petracchi e del maresciallo della Regia Guardia di Finanza Antonio Farinatti. Infine, un albero e la relativa stele saranno dedicati ai coniugi Jacob ed Elisabeth Kunzler. Essi, durante la Prima Guerra Mondiale, assistettero allo sterminio degli armeni ad Ufra.
Nel dopoguerra rischiarono continuamente la vita per salvare 140.000 orfani, in prevalenza armeni, dispersi in tutta l'Anatolia, tanto che i due coniugi vennero affettuosamente chiamati dai piccoli che riuniscono a salvare papà e mamma Kunzler. La tavola rotonda sarà aperta dall'introduzione del presidente dell'Accademia Studi Mediterranei, Monsignor Enrico Del Covolo. Gli indirizzi di saluto delle autorità presenti al termine dei lavori saranno presieduti dal professor Don Carmelo Mezzasalma. Il 27 novembre ci sarà la premiazione dedicata al premio Empedocle. Sono il cardinale Cristobal López Romero, il professor Massimo Midiri, il professor Carlo Ossola, la dottoressa Caterina Chinnici e il giornalista Antonio Ferrari, destinatari del premio internazionale Empedocle per le scienze umane, assegnato dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento, giunto ormai alla sua 27esima edizione. Un riconoscimento andrà anche a Zacla Sedichi e Attanasio. I premi saranno consegnati sabato 27 nei locali del Collegio dei Padri Filippini. In via Atenea la cerimonia sarà introdotta da Monsignor Enrico Del Covolo, presidente dell'Accademia Studi Mediterranei. Al saluto all'autorità seguiranno gli interventi della professoressa Assuntina Gallo Affitto, presidente onorario, dell'arcivescovo di Agrigento Monsignor Damiano, dell'assessore regionale Roberto Lagalla, del presidente del comitato scientifico Don Carmelo Mezzasalma e del console onorario della Repubblica di Armenia Petro Kucikian, nonché di tutti i premiati. La serata si concluderà alle ore 19 con un musical omaggio a Dante, Viaggio nella Divina Commedia, con la regia e la drammaturgia di Marco Savatteri. Un intervento immediato, è un intervento improcrastinabile che non si può assolutamente più attendere, perché le immagini appunto parlano chiaro, la situazione è surreale, siamo ben oltre i limiti accettabili, non è possibile continuare così. In questo caso la burocrazia deve essere messa assolutamente da parte e bisogna intervenire. Abbiamo più volte richiesto un intervento fattivo e risolutivo. La gente non può più attendere, basta passare dalla zona e odori nauseabondi invadono l'area, siamo a livelli troppo inaccettabili, assolutamente. Assolutamente, la preoccupazione di residenti e non è proprio quella che venga messa in seconda battuta appunto l'area di Santa Chiara. E noi chiediamo assolutamente un intervento adesso, attualissimo, non possiamo attendere, dobbiamo immediatamente effettuare una bonifica. Successivamente avverrà lo sbaraccamento, ma intanto bisogna bonificare e togliere tutto quello schifo che sta invadendo la zona. Ricordiamo che purtroppo sono stati appiccati anche degli incendi e non bisogna spiegare ciò che viene poi sprigionato nell'aria. Così vengono i tumori e i cancri. E che progetto, quale potrebbe essere l'idea del quartiere per quell'area nel momento in cui verranno abbattute le baracche? Allora, bisogna capire se verrà costruito o creare una bella area verde, un'area giochi, potrebbe essere il simbolo proprio della rinascita di tutta la zona di Santa Chiara. A pochi passi c'è un CAG molto ben frequentato, tanta gente ha voglia di rinascita e di rivalsa sicuramente. Calcio eccellenza, l'Acragas si prepara ad affrontare il Don Carlo Misilmeri. Vediamo. Ma sappiamo di affrontare una squadra importante costruita per i piani alti, ma come ti ho detto in precedenza affrontiamo le partite come ogni settimana. Il Misilmeri, dal canto tuo, che avversario è? È una squadra importante, sappiamo il mercato che ha fatto, c'ha giocatori importanti di categoria superiore, ma noi siamo tranquilli, ovviamente non ci nascondiamo che e rispettiamo la squadra, ma andiamo lì per ottenere il massimo di risultati. Quali armi serviranno, armi sportive, per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Ma è il gruppo, è la squadra che quello che ha sempre fatto fino ad oggi è aggressività, è correre tanto, sacrificio e giocare l'un per l'altro. Come si vince questo campionato secondo te? Con tanto sacrificio e con la squadra, con il gruppo. E poi ovviamente ci vuole anche un pochino di fortuna, ma ci vuole tanta cattiveria. E poi ecco, si può giocare male e vincere, si può giocare bene però perdere. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.